Ci stiamo preparando, fratelli e sorelle, a vivere l'esperienza della Pasqua nella festa del perdono. E lo facciamo seguendo quel cammino che la liturgia ha pensato per la Pasqua annuale, il giovedì, il venerdì e il sabato santo. Ieri con Francesco Morente qui alla Porziuncola abbiamo contemplato le parole e i gesti dell'ultima cena, modo con il quale il nostro serafico padre volle far sentire ai suoi frati la dolcezza del suo amore, quell'amore dal quale lui stesso era stato ricolmato e che lo aveva lavorato fino a renderlo perfettamente conforme a Cristo. Le parole e i gesti dell'ultima cena, il fatto dell'incarnazione portato alle estreme conseguenze, fino a farsi pane perché noi potessimo mangiare di lui. Il contenuto del pane spezzato è ciò che è accaduto nel venerdì di Passione, è la sua morte in croce per noi, quando ancora, ci ha detto l'Apostolo, eravamo deboli, di quella debolezza particolarmente sfinente che è il nostro peccato. Nell'ultima cena Gesù anticipa la sua offerta sulla croce e, tornando dopo la risurrezione a spezzare il pane, dona alla Chiesa la possibilità di comprendere la sua morte in croce come l'offerta, l'unica offerta gradita al Padre. Senza la morte in croce di Gesù, il pane spezzato resterebbe un gesto vuoto. Senza il pane spezzato, la croce di Gesù resterebbe incomprensibile. Nel giardino di Eden noi siamo stati lasciati liberi di accogliere o rifiutare l'amore di Dio. La libertà è connaturata all'amore. Senza libertà non c'è amore. Dio ha lasciato noi, sue creature, libere di rispondere al suo amore. E noi sciaguratamente abbiamo ascoltato la voce del tentatore che con la sua voce suadente, con i suoi ragionamenti ingannevoli, ha oscurato il volto del Padre. E noi, ascoltando la bestia sanguinaria, ci siamo lasciati portar via il volto del Padre, perché il nostro peccato è questo occultamento del volto del Padre, che pensavamo irrimediabilmente perso. Se il Padre non avesse, nella sua fedeltà d'amore a noi, voluto rivelare il suo volto a noi nel volto del Figlio, in questa azione che vede coinvolte le persone della Santissima Trinità a voler recuperare quanto perduto, noi, a voler offrire riconciliazione. Il disegno è strepitoso. Il Figlio, nel suo amore per il Padre, vuole recuperare il mondo per donarlo al Padre. Il disegno è strepitoso. Sceglie la via dell'incarnazione per poter
assorbire nella sua nostra carne il nostro stesso peccato. Sceglie una via di prossimità a noi così estrema da fare suo il nostro peccato. Lui non ha peccato, è simile a noi in tutto, ad eccezione del peccato, cosa che non esclude però le conseguenze del peccato, al punto di apparire sulla croce, mentre noi ancora eravamo nella debolezza del peccato, apparire sulla croce come peccato. È sempre l'Apostolo che cita il profeta, maledetto chi pende dal legno. E il Padre guarda il Figlio incarnato e lo vede così carico di tutto ciò che si opponeva al suo amore, da rimanere sorpreso. Non perché questo non corrispondesse al piano eterno che la Santissima Trinità aveva stabilito, ma proprio perché vi corrispondeva, per la sua corrispondenza perfetta. E accade così che il corpo crocifisso del Signore, che era venuto a noi per svelarci il volto del Padre e che noi abbiamo ben pensato di sfigurare, così come dicono i canti del servo sofferente, da renderlo nemmeno più umano come sembianza. Lui ha scelto di assumere il nostro volto umano per mostrarci nel suo nostro volto il volto del Padre, e noi non abbiamo pensato ad altro che sfigurarlo, deriderlo, massacrarlo, così. Ma l'amore suo di noi, che eravamo ancora nella debolezza del peccato, è più forte, è stabile, non vi è meno, non può essere condizionato nemmeno dal nostro rifiuto. E accade così che sulla croce il nostro peccato, assorbito come una spugna dalla carne benedetta del Signore Gesù, viene portato dentro il fuoco d'amore che è la Santissima Trinità, che è l'unica fornace che poteva distruggere il peccato. Solo il fuoco dell'amore trinitario poteva fare questo, per portarlo dentro. Fatto inaudito, ma noi non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere, che il nostro peccato a un certo punto sarebbe diventato, per la fedeltà d'amore del Figlio al Padre e per l'amore del Figlio per noi, sarebbe diventato combustibile dell'amore trinitario. Non avremmo nemmeno potuto immaginarlo, ma questo accade. Accade che per l'amore che il Figlio ha per il Padre e che lui vive in un'obbedienza perfetta, perché è così che si rivela l'amore del Padre e del Figlio a noi, nell'obbedienza perfetta del Figlio alla volontà del Padre, e per l'amore che la Santissima Trinità ha per noi, desiderando farci entrare dentro la sua stessa comunione d'amore, per questo il nostro peccato viene consumato dall'amore. Fatto che ci permette di guardare alla croce, riconoscendo la croce come il luogo della nostra riconciliazione. Altrimenti noi, di fronte ad ogni croce, dovremmo chiedere ai monti di crollare sopra di noi, di sprofondarci nell'abisso, pensando a ciò che noi abbiamo fatto del corpo di Cristo. Se lui non avesse trasformato l'orrore della crocifissione, che è roba nostra, in amore, in offerta d'amore, noi non potremmo sopportare la croce. Sarebbe per noi la pubblica sentenza della nostra condanna eterna, se lui non l'avesse riempita del suo amore e non avesse consumato nell'amore il nostro peccato. E qui non comprendi più se è più
il dolore o l'amore, o se entrambe si compenetrano e mostrano l'assoluta purezza della sua passione. Quando Francesco contempla il crocifisso di San Damiano e, come dice il Celano, la passione di Cristo si imprime nel suo cuore, prima ancora, come avverrà alla Verna, nella sua stessa carne, da quel momento lui, il nostro serafico padre, non ha altro desiderio che conoscere la sua passione. Lo chiederà sulla Verna, di poter conoscere il dolore e l'amore. Ma tutta la sua vita sarà questo desiderio di conoscere la passione di Gesù, riconoscendo proprio nella sua passione l'eccesso d'amore per noi, quell'amore che ci ha riconciliato, che ha compiuto per noi l'opera insperata per noi del perdono, cioè della riconciliazione piena. Hai sentito come ha le idee chiare Francesco? Si trovava nella sua cella, se mi avesse sentito dire così, sua, non ci avrebbe più messo piede, come ha fatto qui alla Porziuncola, quando un frate ha indicato una capannuccia come la sua cella. Non voleva avere nulla. Perché? Ma perché Cristo è povero e crocifisso, nudo sulla croce. Lui c'ha un solo desiderio. Uno solo, che unifica tutta la sua esistenza. Non è così frammentato come noi, disperso in mille piccoli amori che spesso sono l'uno il tradimento dell'altro, perché è così. Quando Francesco, nel cuore della notte, di quella notte d'inverno, cerca il suo Signore nel colloquio intimo della preghiera, e come sempre, perché questo accade sempre, quando ogni servo di Dio si vuole accostare a Dio, sempre il tentatore si fa presente e si avvicina a lui, hai sentito il racconto dell'agiografo, con una tentazione così molto molto carica di buon senso. Dice: ma Francesco, sei ancora giovane, è notte, ma forse ti conviene dormire. Non sai che il sonno è la prima medicina per il corpo, potrai servire meglio il Signore. Dai, saremmo andati subito a dormire noi, almeno parlo di me. Una tentazione carica di buon senso. E invece Francesco cosa pensa? Subito è, non dopo anni di discernimento, valutando, pensando, considerando, cambiando direttore spirituale fino a che ciò che ti dice non corrisponde alla tua volontà, come facciamo noi. Subito. A presa diretta, comprende ciò che è bene per lui. E dice: per me è inestimabilmente meglio conoscere la passione, conoscere la passione. Vedi come quell'eccesso d'amore che ci ha salvato si è impresso nel suo cuore? Non desidera altro. E anche di fronte alla tentazione riconosce la falsità e compie gesti concreti che gli permettono di sperimentare la passione. Si spoglia, come spesso faceva Cristo nudo sulla croce, e si getta in questo groviglio di spine,
perché desidera conoscere la passione di Gesù Cristo. E nulla, nemmeno il buon senso del tentatore, può distoglierlo da questo desiderio. Francesco ha fatto esperienza qui alla Porziuncola che quel perdono che Cristo ci ha guadagnato sulla croce gli veniva offerto, si è sentito pienamente riconciliato e questo mette nel suo cuore un solo desiderio, quello di Lui, del suo amore, della piena conformità a Lui, perché l'opera della redenzione possa manifestarsi, esprimersi nella sua esistenza, così come è accaduto e come noi ancora continuiamo a contemplare con stupore in questo luogo benedetto da Dio. E noi, che cosa vogliamo vivere del mistero della croce? Abbiamo altri desideri, oh Signore mio? Potessimo purificare il nostro cuore da tutti i desideri che non sono di Te e di Te solo. Potessimo avere anche noi nel cuore un unico desiderio, quello di conoscere la purezza della passione del Signore, cioè la purezza del Suo amore, partecipando alla Sua offerta, facendo della nostra vita una partecipazione alla Sua offerta. Noi siamo stati lavati, purificati dall'onda pura del Suo sangue, inebriati dal Suo sangue, intrisi. Lui sulla croce ha portato anche il nostro peccato. Mica vorremmo trattenerlo per noi, mica vorremmo continuare a custodirlo in un cuore chiuso a forziere, diventato pietra, impegnato più a custodire il peccato che l'amore. Il Signore ha voluto prendere su di sé il nostro peccato. Noi possiamo, chiedendo perdono, permettere a Lui di compiere in noi l'opera della riconciliazione, cioè tutto ciò che ci allontana dal Padre, volendoci restituire quella luce suprema per la nostra esistenza che è il volto paterno di Dio e non quella caricatura deforme che il nostro peccato continuamente ci ripropone di Dio. È questo che noi chiediamo, raggiunti dall'estremo di amore che è la croce di Gesù Cristo, sulla quale il mio peccato è stato consumato da Lui che è morto per noi, al posto nostro per noi, a nostro favore per noi, raggiunti dalla purezza del suo amore, lasciarci liberare dalla sua opera di riconciliazione. L'Apostolo ce lo ha ricordato, è morto per noi quando ancora eravamo nella debolezza del peccato, tanto più ora che abbiamo potuto conoscere la grazia del suo perdono nell'esperienza del nostro battesimo, tanto più ora Lui vorrà portare a compimento quanto iniziato nel giorno del nostro battesimo. Ogni volta che ci confessiamo, noi, il Signore, nell'atto sacramentale della nostra confessione, rivitalizza la grazia del battesimo che il nostro peccato tende sempre ad imbrigliare, a limitare, a condizionare.
Il perdono che riceviamo nel sacramento della riconciliazione la rende libera di agire, permettendo a quella grazia di operare in noi ciò per cui è stata data, cioè la piena conformazione a Cristo, che noi contempliamo, Signore benedetto, anche nella carne di Francesco. È questo che noi chiediamo, e possiamo chiedere questo perché il suo amore ci ha raggiunto e ci ha manifestato il volto di Dio Padre. Fratelli e sorelle, non sottraiamoci alla sua misericordia. Permettiamo al Signore di compiere in noi l'opera della redenzione in pienezza, perché questa festa del perdono possa rivitalizzare quella grazia che abbiamo ricevuto nel giorno in cui siamo stati immersi nella sua passione, morte e risurrezione.